non è nato a Siena deve non solo, la frase che sentirete sempre, entrare in punta di piedi in contrada, ma assimilare come una spugna ogni ricordo, aneddoto, personaggio che viene raccontato, la storia di quella contrada che lui, non essendoci nato, non ha vissuto direttamente e deve farla sua. Però poi viene un momento in cui tu ti senti parte di quella contrada stessa, di quel gruppo. Vieni percepito come se tu ci fossi sempre stato. È il momento più bello. Ognuno di noi ha un ricordo diverso, non sempre legato al palio. Il mio, ad esempio, è legato ad un pomeriggio all'interno del museo della mia contrada. Venivano proiettati dei filmati di una cena del 1985. Pioveva, erano tutti a tavola, c'erano gli impermeabili sulle teste, ne cantavano, nessuno si alzava. La persona era accanto a me, un'amica carissima che non c'è più, mi guardò e mi disse: Maura, ti ricordi quanto ci siamo inzuppate, quanto ci siamo ammollate, ma quanto ci siamo divertite quella sera? Ecco, mancavano ancora 15 anni dal mio arrivo nella mia contrada, però in quel momento ho capito che mi avevano percepito, che lei mi percepiva, che la contrada mi percepiva come se fossi sempre stata lì. È il ricordo più bello, l'emozione più forte. Mi sono sentita veramente in quel momento parte del tutto. In contrada mi fanno tutti sentire a mio agio, mi fanno tutti sentire come uno di loro. Io dentro di me so che comunque devo essere più rispettoso di chi ha una storia diversa dalla mia, di chi c'è nato, di chi c'è cresciuto sulle lastre. Molti dei miei amici sono cresciuti insieme, hanno una loro esperienza anche di vissuto da bambini, e quindi c'è stata una loro crescita. Io lì non c'ero, io quando sono arrivato avevo già più di 30 anni, quindi ero già grandicello, li conosco più recente. Quando loro raccontano episodi degli anni 80, io non c'ero, e quindi sono sempre molto rispettoso di questo. Spero di essere sempre in punta di piedi e mai entrante, di non parlare più del dovuto, quando parla una persona più anziana di ascoltarla, e questo io penso di averlo sempre avuto, questo rispetto, e sono stato ripagato con una grande accoglienza. Certo, quando sono momenti di tensione, tipo si aspetta la finestra che esca la bandiera e c'è di mezzo la sorte, o si aspetta che i cavalli escano dall'entrone, o si aspetta la busta per la mossa, e dico: però caspita, io non ci sono nato, accidenti a me quando mi ci sono messo in questa situazione, perché patisco come un... cioè, soffro da morire, e non potevo anche non soffrire in questa maniera, ecco. Dico: voi ci siete nati, accidenti a voi e questo giochino maledetto che ci avete. Ecco, poi in realtà è sempre tutto così bello, non... mi piacerebbe esserci nato, però il fatto di non esserci nato, credo che poi è anche la nascita a volte è un accidente, quindi quello che conta forse è l'amore che si dà alle cose, la passione che si riesce a vivere. Personalmente mi sento molto integrato nella contrada, ovviamente più passa il tempo e più aumenta il giro delle amicizie, conoscenze e persone che posso frequentare quotidianamente poi. Io spero di continuare così, e ovviamente in alcuni casi cerco ancora di... non di tenere le distanze, ma di mostrare un certo rispetto per la contrada, perché essendo entrato all'interno in età già abbastanza adulta, capisco che ci sono cose che magari capisco di meno della vita contradaiola. Ma non mi lamento e imparo passo dopo passo, anche frequentando i più grandi. Per esempio, quando l'estate è aperto il bar esterno alla Pagna, mi piace andare a sedermi con loro e sentire le loro storie, anche di vecchi episodi di cui non conosco neanche i protagonisti, ma già viverli attraverso le loro memorie, ecco, mi fa sentire come se l'avessi vissuto e facessi parte di una storia che ha diversi anni e secolare.
Io mi sono sempre sentito accolto fin dall'inizio, proprio perché grazie appunto agli amici che mi hanno coinvolto in tante cose, ma appunto anche avendo la fortuna di poter frequentare giornalmente, anche in inverno, in periodi meno caotici, appunto, e come dicevo prima, in punta di piedi, e grazie anche al mio carattere espansivo. Io non ho problemi, ho parlato sempre, cioè mi diverto a parlare e tuttora, con sia dai bambini agli adulti, ai grandi, ai cosiddetti anziani, e anzi con loro molto spesso, specialmente all'inizio, ero curioso e sono tuttora curioso di sapere, di conoscere magari aneddoti palieschi oppure proprio di vita contradaiola semplice, perché comunque sono quelli che ti aiutano poi a vivere ancora meglio te, a confrontarti ancora meglio te. È chiaro, bisogna entrare con, come si diceva, in punta di piedi, perché sono comunque comunità particolari e bisogna avere l'intelligenza di non strafare. Poi se sei una persona che comunque, diciamo, viene premiata, poi se sei una persona tranquilla, se sei una persona che si mette comunque a disposizione, vieni premiato e non c'è niente da fare, insomma è così, come in famiglia, se ti comporti bene poi alla fine i premi arrivano. Stranamente l'episodio più bello uno dovrebbe dire quando ho vinto il palio, e effettivamente è uno dei momenti più belli in assoluto. Ed è stato bellissimo nel 2005 perché è stata la fine di un incubo, e nel 2015 è stato bello in maniera diversa perché è stato rivincerlo, è stata una cosa veramente bella. Però io devo dire che uno dei momenti più belli in assoluto della mia vita in contrada è stato quando ho fatto il giro, e l'ho fatto da grande, avevo già 38 anni. A 38 anni imparare a girare la bandiera non è una cosa semplice. I senesi nascono, gli viene messa in mano la bandiera o il tamburo e imparano subito. E imparare una cosa da bambini è più facile, impararla a 38 anni è, credetemi, è un po' più difficile. E di questo devo ringraziare i ragazzi più piccoli di me, Leonardo, Lorenzo, Andrea, Alessandro, Simone, che mi hanno insegnato. Loro erano più piccoli, io andavo al corso per alfieri e tamburini, qualcuno l'ho visto proprio crescere, e loro imparavano in maniera molto naturale, io ero molto impacciato. E grazie ad Andrea, che all'epoca era il capo alfiere, mi ha fatto fare il giro, e ho fatto tre giri a 38, 39 e 40 anni, e sono stati bellissimi, perché il giorno del giro io penso sia uno dei giorni più belli. Scendi nel museo, c'è la tua montura con il tuo nome sulle sedie, e ti cambi e vivi tutto il giorno con quei tamburi. Poi la torre fa un giro che è il più bello di tutti, io sono di parte, non c'è niente da fare. E si fa il giro di tutte le contrade, quindi si trovano amici di tutte le contrade che ti conoscono e che ti abbracciano e che ti accolgono nella loro contrada. È una cosa bellissima. E poi è bello il giorno che entri in piazza anche da monturato nel corteo storico, anche quello è un giorno veramente importante. Questi sono i giorni più belli. Dovrei dire anche i giorni normali, perché a me piacciono anche i cenini del martedì sera a novembre, e a volte c'è quei cenini che sono perfetti, siamo pochi, c'è un ambiente giusto, sei con la persona giusta a tavola, fai un discorso che ti piace, mangi bene e torni a casa contento, felice. Ecco, queste sono tante piccole cose belle della contrada. La prima volta che sono venuto a Siena era il palio del 16 agosto del 2004. Il Nicchio correva con Barattieri e un giovanissimo Tittia. E diciamo che purtroppo si vede poco. E non fu uno dei pali più belli visti, però è stato il mio primo palio vissuto in piazza. E insieme ai miei genitori e a mia sorella, e ricordo che poi ho seguito, mi sono accodato al popolo che tornava in contrada, e all'epoca la stalla era ancora in via dei Pispini,
Quindi c'erano delle transenne con il popolo, soprattutto i piccoli, vicino a queste transenne. Io ho preso il coraggio a due mani, mi sono avvicinato e ricordo che il cavallo mi ha leccato la mano. Quindi quello è stato una gioia veramente immensa. Un altro episodio invece è di qualche anno fa. Ricordo era il giorno della prova generale, nel pomeriggio dopo pranzo, ero all'ingresso della Pania, mi stavo riposando un po', mi si avvicina Sergio Pistolesi, un mio amico di contrada, anche se di qualche anno più grande di me, mi dà un colpo sulla pancia e dice: andiamo, si va a lavorare, e mi ha portato giù nella cucina a dividere gli antipasti, i dolci che poi si sarebbero serviti nella cena della prova generale quella sera stessa. E questo appunto, essere preso dal colletto e portato quasi di forza nel cuore della contrada, mi ha fatto sentire come veramente accettato all'interno del popolo. Ricordo un paio di aneddoti sicuramente particolari. Il primo mi viene in mente, che è veramente un ricordo particolare, perché una delle prime volte in cui vai in cucina, in cui sei coinvolto appunto nella preparazione insieme al tuo gruppo, io mi avevo messo insomma a fare un po' a tagliare patate, a tritare il persimolo, e mi ricordo allora che nel gruppo di cucina ero con Bruno Dragoni. E Bruno passava tra i tavoli dove ci guardava e lo si faceva, e praticamente a son di scapaccioni mi ha insegnato a fare il trito di prezzemolo col coltello, perché ogni volta che passava è troppo grosso. E quindi questa è una cosa che mi è sempre rimasta impressa e mi diverte tuttora pensare al caro Bruno, e che ci guarderà da lassù sicuramente. E un altro aneddoto, diciamo così, è stata l'emozione ovviamente che ho vissuto quando l'allora economo Mario Fossi mi chiese di monturarmi per il palio d'agosto. Mi sembra fosse il 2000, se non sbaglio. E niente, praticamente io ho passato la notte senza dormire dall'emozione, non vedevo l'ora che arrivasse quel giorno per poter indossare i colori della mia contrada e di entrare in piazza a fare onore proprio alla contrada. E un'altra delle emozioni più grandi che ho vissuto da quando sono contradato il montone è quella di aver avuto l'onore di presentare la cena, la serata della cena della vittoria nel 2012 davanti a 3.000 persone, cioè che aspettavano, diciamo, quello che dicevo io dal microfono, per cui è stata un'emozione, è stato una sorta di esplosione interna di emozioni che però mi ha inorgoglito, e per questo ringrazio la dirigenza dell'epoca e ringrazio tutti quelli che hanno permesso che ciò accadesse.